In occasione dell'inaugurazione dell'anno accademico di Unicamillus, il Comitato Tecnico Scientifico ha deciso, su indicazione di tutti gli studenti, di conferire il premio intitolato La scienza è di tutti a Piero Angela. Siamo felici di essere qui a conferirglielo, a darglielo, ma non possiamo perdere l'occasione e fargli qualche domanda. Buongiorno. Buongiorno. E soprattutto buongiorno ai vostri studenti, ai vostri docenti. La prima domanda è quasi ovvia, professore. Durante la pandemia da Covid-19 abbiamo registrato pure, mi piace chiamarla così, una sorta di infodemia, una congerie di informazioni di segno spesso opposte che hanno generato da una parte ansia e dall'altra forse comportamenti disinvolti. Chiedo dunque a Piero Angela, si poteva evitare tutto ciò? Allora, c'è un detto che dice: la scienza è sapere quello che si sa e non sapere quello che non si sa. Ora, di questo virus si conoscono un certo numero di cose, altre meno. E quindi in una situazione di rischio, certamente, di paura da parte di intere popolazioni per le conseguenze che questo contagio può avere. Certo, si chiede a tutti, a chiunque, ma allora come andrà? Ma come il vaccino? E allora il virus diminuirà di forza? Cioè, e quindi tirando per la giacca gli scienziati e qualcuno dando dei pareri può azzardarsi a dire cose che non si sanno ma che possono essere un'impressione personale. Quindi ecco, bisogna distinguere tra le cose che si sanno e quelle che dice la scienza. E poi se in televisione, nei dibattiti, qualcuno si lascia scappare qualcosa, certo, forse non ci dovrebbe essere, però il pubblico ha bisogno di risposte. Basta che ci siano, soprattutto quelle tranquillizzanti. Ecco, per avvicinarsi all'informazione e giudicare in modo adeguato, con discernimento, forse l'alfabetizzazione scientifica è fondamentale. Pensa che in Italia sia cambiata, che sia migliorata, che oggi le persone siano più informate? Vede, noi abbiamo una tradizione culturale molto letteraria, filosofica, artistica. Se lei pensa, tutto l'insegnamento nelle scuole medie fino all'università è rivolto al passato. Storia, storia della filosofia, storia dell'arte, letteratura, eccetera. Poi si insegnano le scienze, ma non la scienza. Si insegnano le materie scientifiche, chimica, fisica, ma come se fossero delle cose meccaniche da imparare, spesso a memoria. La scienza ha delle regole, ha un metodo. Io mi sono appassionato di scienza quando ho capito cos'era la scienza, il suo metodo, la sua etica, la sua pervasività, l'influenza che ha avuto nel cambiare il mondo, in particolare attraverso quello sviluppo, cioè la tecnologia. Questo manca nel nostro insegnamento e di riflesso poi anche la cultura, l'informazione anche è molto carente. Noi cerchiamo di fare con i nostri programmi il possibile, ma certamente bisognerebbe fare molto di più. E non posso non chiederle qual è stato il ruolo della televisione in tutto questo processo. Vede, se vuole il mio parere, come dire, filosofico, è che la cultura in televisione, la cultura scientifica è un investimento e non può essere regolata solo dal conto economico di quanto rende con le pubblicità. E quindi qui è il ruolo dello Stato, secondo me, che dovrebbe mettere le televisioni, in particolare la RAI, che comunque lo fa, per migliorare ancora questa offerta, perché ne abbiamo estremamente bisogno. Anche dal punto di vista delle tecnologie, sappiamo la rivoluzione del digitale, siamo pronti a tutto quello che verrà? Ecco, allora questo è un problema che bisogna porsi. Sente di poter dare un suggerimento ai nostri studenti che si avvicinano agli studi medici e scientifici? Guardi, fare lo scienziato, fare il medico, non è solo la professione, lo dicevamo prima, è, se non una missione, certamente un impegno. Quindi bisogna avere questo desiderio di fare e di fare bene.
Ma questo vale per qualunque professione. Ogni professione può essere gratificante se viene vista come qualcosa che l'individuo porta a se stesso e alla società. Io una volta, nel mio, la cosa che mi ha colpito tantissimi anni fa, andavo a Londra, il facchino che è venuto a prendermi la valigia sembrava un professionista in divisa, cioè era molto fiero della sua professione. E allora i medici in particolare, e poi quello che consiglio, non solo di essere vivi e vivere la propria professione, ma di cercare sempre l'eccellenza. Perché se voi, cari ragazzi, cercate l'eccellenza, sempre avrete qualcuno che vi cerca, che vi affiderà degli incarichi, che vi stimerà e avrete gratificazioni. Certo, bisogna studiare, bisogna lavorare, però bisogna avere questo spirito per cui non è solo un lavoro, ma è un modo per realizzarsi e quindi perfezionarsi. La ringrazio dunque per averci accolto a casa sua. Ecco il premio che Unica Millus ha deciso di assegnarle. Si intitola La scienza è di tutti. Credo che tutta la sua vita professionale abbia testimoniato quello che noi abbiamo voluto dire chiamando così il nostro premio. La scienza è di tutti. E faccio molti auguri a tutti gli studenti, specialmente quelli che vengono da varie parti del mondo per studiare, perfezionarsi. Non solo studenti di medicina, infermieri, di cui abbiamo visto il ruolo in questa pandemia eccezionale, anche perché oggi la preparazione è molto più professionale del passato. Quindi abbiamo bisogno di voi e abbiamo bisogno che facciate bene il vostro lavoro. Quindi tanti auguri e grazie per il premio. Grazie professore, speriamo di vederla presto in università.